Bentrovati come sempre, questa volta per la prima volta da una nuova location. Siamo nella bellissima struttura del Playoff a Lucrino ed ho con me un'autorevole rappresentanza di medici dell'ospedale Cotugno, azienda dei Colli a Napoli. Ve li presento subito. Alla mia destra il dottor Vincenzo De Falco, che è Buonasera, presidente buonasera. dell'associazione Vola per il coordinamento infermieristico. Ancora abbiamo il dottor Massimo Sardo, che già è stato nostro ospite in precedenti trasmissioni dal complesso turistico Damiani, e il dottor Sardo è dirigente medico per l'assistenza domiciliare e screening dell'HIV, sempre dello stesso ospedale chiaramente, e poi il dottor Vincenzo Scarallo, Salve. che è dirigente medico, scusate, di psichiatria, sempre di questo ospedale, azienda dei Colli, che è una realtà di cui siamo orgogliosi, una realtà, un punto di riferimento per tutta l'Italia meridionale. Allora, cominciamo dalla domanda più semplice: questa associazione Vola, molto impegnata, molto attiva, quando è nato e quali sono le sue finalità? L'associazione Vola è un'associazione ONLUS volontari ospedali di lotta all'AIDS, nasce nel 2004 grazie a 10 infermieri che l'hanno costituita con un obiettivo principale, quello di sostenere le persone sieropositive che sono ricoverate all'interno dell'ospedale Cotugno, ma anche di lanciare un messaggio di prevenzione sul territorio, soprattutto in questo periodo, visto che i casi di persone sieropositive aumentano in Italia, tant'è vero che il centro operativo AIDS ha definito attraverso i propri screening che ci sono circa 4.000 nuove infezioni all'anno, tra cui 800 in una fase avanzata della malattia che lo scoprono per la prima volta, e di questi 800 sono 300 giovani tra i 15 e i 25 anni. Quindi ci siamo detti di intervenire, di portare la nostra piccola esperienza nelle scuole, lanciando questo messaggio di prevenzione attraverso no, dei nostri lavori, attraverso la nostra esperienza, dei nostri interventi. E dobbiamo dire che ci sono dei giovani che sono molto interessati sull'educazione alla salute, sull'assunzione di droghe moderne, sulle malattie sessualmente trasmesse, ma anche sull'abuso di alcol. Questo momento di confronto e di interesse notevole non soltanto da parte dei giovani, ma anche da parte degli stessi insegnanti. Abbiamo visto degli insegnanti che addirittura si sono seduti tra i banchi di scuola e hanno ascoltato anche loro questo nostro messaggio di prevenzione, che il nostro obiettivo non è soltanto quello di fare una lezione magistrale, ma di dare a questi giovani la possibilità di essere formatori e A a loro loro volta, volta di certo. informare i propri E coetanei, anche i se i propri amici professori che non sono e gli stessi attrezzati spesso professori. in questo senso. E in queste vostre esperienze, ecco, presso le scuole, quali sono le difficoltà che a volte incontrate? Ci sono delle difficoltà Ci sono delle particolari? difficoltà perché quando si parla di sesso c'è difficoltà anche da parte dei presidi che ci dicono: ma veramente parliamo di sesso? Oggi i giovani devono comprendere bene che cos'è il sesso. Ci sono state, per esempio, alcune domande al termine dei nostri interventi, che sono anche quelli di dire: ci togliamo il pensiero, i giovani si tolgono il pensiero. Perché in particolare una professoressa, noi abbiamo detto: togliere il pensiero di fare sesso a 15 anni non è sicuramente un antibiotico oppure un'iniezione Certo, intramuscolare. certo. Fare sesso significa essere pronti per fare sesso. Fare sesso sicuro sicuramente ci porta ad evitare una trasmissione delle malattie sessualmente trasmesse, che oggi sono veramente tante. C'è un ritorno della sifilide, dei Mamma mia. condilomi, dell'HPV, sarebbe papillomavirus, e dello stesso HIV-AIDS. E non solo, spesso e volentieri si abbassa il livello di attenzione quando nei comportamenti a rischio si usano sostanze stupefacenti. In una discoteca oppure in una festa, cosiddetto rave party, quello che dura circa 12 Tremendo, ore, 24 ore. Quindi si abbassa il livello di attenzione, se non c'è la consapevolezza di usare le giuste precauzioni, in questo caso il profilattico, ci si può ritrovare, ecco, in questa fase degli 800 all'anno che hanno purtroppo contratto. avuto contratto il virus dell'HIV o un'altra malattia sessualmente trasmessa. E il dottor Sardo, infettivologo, qual è il ruolo, cioè la funzione, ecco, in questi incontri dell'infettivologo? Sì, l'infettivologo in questi incontri nelle scuole parla principalmente di AIDS, ma anche delle altre malattie di trasmissione sessuale che stiamo vedendo negli ultimi 20 anni sono in aumento, soprattutto la gonorrea e la sifilide. Quindi una serie di malattie di trasmissione sessuale. Per quanto riguarda l'HIV, è una patologia di cui non si parla più tanto perché nell'immaginario collettivo è una patologia curabile, ci si cura dall'HIV, ormai non se ne parla più, i mass media ne parlano molto poco. C'è l'ordine del giorno del Senato di qualche settimana fa che dice che bisogna tornare nelle scuole a fare prevenzione e quant'altro. Noi nel nostro piccolo, nella nostra associazione, lo stiamo facendo in campagna già da qualche anno. Stiamo adesso strutturando questi interventi facendo intervenire i comuni e le regioni.
Ritornando al ruolo dell'infettivologo, parlo di che cos'è l'HIV, di cosa, come si trasmette l'HIV, come non si trasmette, perché questa è un'altra cosa che i giovani devono sapere, e non solo come il pericolo che corrono non utilizzando il profilattico nei rapporti sessuali, ma pure perché bisogna evitare le discriminazioni, perché spesso il fatto che una persona sieropositiva non dichiara il proprio stato è proprio perché si sente oggetto ancora oggi di Certo, discriminazione. Quindi come non si trasmette il virus, non si trasmette col bacio, con l'abbraccio, con il saluto, con mangiando insieme, relazionandosi in altri modi, ma soltanto ed esclusivamente per via sessuale. Quindi questo cerchiamo di fare, educazione sessuale e parlare delle malattie sessualmente trasmesse che possono avvenire quando non si utilizzano le giuste precauzioni. L'originalità del progetto poi è quella di parlare insieme alle malattie sessualmente trasmesse, parlare pure della droga e parlare dell'alcol con il nostro amico quindi è un psichiatra. discorso, diciamo, a Discorso, 360 eh sì, gradi, perché come ha detto certo. lei, ecco, parlando di alcol, abbiamo qui lo psichiatra, proprio molti giovani oggi si avvicinano con tanta facilità, forse per emulazione, per sentirsi grandi, all'uso dell'alcol, a questo bere consapevole. Perché? Si avvicinano perché a tavola quotidianamente c'è una bottiglia di vino. Addirittura. Sulla sua tavola penso che ci sia come anche a casa mia. Per cui ci si approccia ad una sostanza che è comune. L'Italia è uno dei maggiori produttori di vino, no? Il problema è cosa c'è in quella bottiglia. Io devo decidere di bere. Devo decidere di bere sapendo che è rischioso per la salute. È rischioso per la salute perché l'alcol, se bevuto in maniera non moderata, no? E poi dovremo stabilire qual è questa moderazione, arreca danni a tutti gli apparati, dal sistema nervoso centrale, addirittura esiste una correlazione tra il cancro della mammella e l'uso non moderato di alcol. La comunità scientifica ha stabilito che un uomo adulto sano può bere 2 unità alcoliche, poi ci vedremo cos'è questa unità Unità. alcolica. La donna una unità alcolica. I ragazzi al di sotto di 18 anni nessuno. Per unità cosa intendiamo? Per unità alcolica intendiamo la quantità di alcol, circa 12 grammi di alcol in un tot di sostanza, per cui una birra da 33 centilitri equivale ad un bicchiere di vino, un bicchiere da pasto, o ad un drink, quindi a un super alcolico, circa 40 grammi di whisky. Per cui se io bevo una birra è come se bevessi un bicchiere di vino, quindi bevo un'unità alcolica, quindi assumo 12 grammi di alcol. Questi 12 grammi di alcol sono metabolizzati dal fegato. E devo dare il tempo al fegato di metabolizzarlo. Quindi una condotta a rischio è per esempio quella di bere diverse unità alcoliche, quindi più birre, in un lasso di tempo molto stretto, quello che spesso succede, quello che definiscono come binge drink, abbuffata di alcol, che è una condotta pericolosa per la salute, non solo, anche perché si perde il controllo. Perché all'assunzione di una birra, quindi di una unità alcolica, avrò un effetto euforizzante, sono un po' più allegro, sono un po' più socievole, tant'è vero che chi ha qualche problema di fobia sociale, per cui di approcciare l'altro, trova nell'alcol uno strumento per vincere questo. E visto che poi dà buoni risultati perché sono più allegro, più socievole, tenterò di berne una seconda. E a quel punto gli effetti sono diversi, comincio ad essere non coordinato nei movimenti, ad avere una visione spaziale diversa. E questo mi mette a rischio se nell'immediato sono alla guida o utilizzo dei macchinari. Ad avere in diverse aziende sanitarie o nelle mense degli ospedali, nel girare trovo ancora qualche bottiglia di vino. Ci sono alcune regioni, per esempio la Toscana, che le ha bandite completamente dalla mensa. Quindi il messaggio che spesso diamo è un messaggio di sottovalutare, una sostanza che è comune, la troviamo dappertutto. È una sostanza che, se bevuta in maniera irresponsabile,
può portare alla dipendenza e può portare a dei grossi danni alla salute. Bene, io invece volevo tornare a lei, sì. Visto questo impegno così grande nelle scuole, quali sono state magari le tappe più importanti che avete fatto? Innanzitutto bisogna ringraziare il Comune di Pozzuoli che ci ha dato la possibilità di entrare in 8 licei, grande esperienza con questi giovani, tra l'altro abbiamo anche lanciato un concorso che si chiama Sballatamente, che è un concorso dove i giovani possono presentare un filmato di prevenzione di 30 secondi fino a un minuto. Infatti abbiamo visto diverse scuole che si sono già messe all'opera per presentare questo progetto di prevenzione. Dove a nostre spese noi pagheremo 300 euro, dove presenteremo questo nell'ultima manifestazione il 18 maggio, credo a Palazzo Migliaresi, insieme al Comune di Pozzuoli. Questo per rendere consapevoli i giovani e renderli partecipi di una... di un argomento importante, perché la loro salute è importante. Comprendere bene che bere per esempio dopo una serata in discoteca o utilizzare sostanze stupefacenti in discoteca, poi mettersi sulla macchina dopo aver bevuto, significa mettere a repentaglio la propria salute e la salute degli altri. Infatti della cronaca ce lo dicono di qualche volta il sabato sera. Ce lo dicono, però poi spesso e volentieri nel confronto con i giovani diciamo: che cosa vi vivete una serata? Se non siete consapevoli, le emozioni che vivete una serata in una discoteca vi permettono di avere un'esperienza. Se voi non ricordate cosa avete vissuto una serata in discoteca, che esperienza avete? Quindi questa consapevolezza che noi cerchiamo nel nostro piccolo di trasmettere ai giovani ci ritorna notevolmente attraverso le loro domande. E quindi possiamo dire che siamo soddisfatti. Invece la difficoltà sta nel fatto di entrare definitivamente nelle scuole. Questo è un messaggio che noi abbiamo lanciato anche a Sanremo, siamo stati ospiti a Sanremo Sociale con Patrizia Del Vasco e Gina Vita nella trasmissione del terzo anno di Sanremo Sociale, dove noi abbiamo lanciato direttamente al Ministro della Salute questo ritorno di campagne di prevenzione che il lo tempo è stata fatta circa 25 anni fa. Una vera campagna di prevenzione può orientare un giovane nei propri comportamenti sessuali, nell'assunzione di alcolici, di droghe moderne e di comprendere bene quali possono essere i propri obiettivi della propria vita. Però abbiamo colto un altro aspetto importante, che è la gravidanza a rischio. Spesso e volentieri sentiamo dei giovani che ci dicono che hanno delle esperienze di gravidanza a rischio perché giustamente non usando il profilattico è chiaro che si possono ritrovare nei comportamenti sessuali a rischio dei momenti di gravidanza indesiderata. Anche l'uso la pillola del giorno dopo può provocare una serie di conseguenze sul loro organismo. Difficoltà è quella di avere la possibilità che il Comune di Napoli e la Regione Campania ci possa ricevere e creare insieme questo momento di prevenzione nelle scuole che noi riteniamo opportuno e fondamentale nei confronti delle nuove generazioni. Speriamo che non siano ottusi in questo senso. Invece, dottor Sardo, con lei volevo fare un po' il bilancio della situazione. Lei aveva portato anche dei dati, proprio numeri, per quanto riguarda non solo la situazione dell'AIDS, ma anche di fare un po' informazioni su quelle che sono un po' il panorama di tutte le malattie sessualmente trasmesse, visto che ci rivolgiamo a tutti, ma soprattutto ai giovani. Per quanto riguarda l'AIDS, diciamo in Italia dall'inizio dell'epidemia dell'83 ad oggi abbiamo superato i 68.000 casi di malattie AIDS. Molto di più se un numero di sieropositivi, cioè di quelli che hanno l'infezione da HIV ma non hanno ancora sviluppato la malattia. Ricordiamo che tra l'infezione e la malattia possono passare pure dai 6 ai 13 anni. Quindi l'infezione è asintomatica per un lungo numero di anni e poi può diventare conclamata. Quindi una persona può essere sieropositiva e non saperlo. Quindi da questo l'utilità di fare il test. Quindi infettare altre persone. Infettare altre persone. Chi è che deve fare il test? Tutti, la popolazione è a rischio, sia eterosessuali che omosessuali. Non c'è differenza in questo caso. Anzi, il numero degli eterosessuali in Italia e anche in Campania soprattutto ha superato quello degli omosessuali. Quindi tutte le persone che hanno avuto rapporti sessuali non protette dal profilattico dovrebbero fare il test per l'HIV. E devo dire che ancora oggi ci sono molte reticenze a dire ad una persona fai il test per l'HIV. Non so, rimane ancora è quasi un'offesa. È quasi un'offesa, invece questa è una cosa che non dovrebbe esistere. Quindi bisogna anche educare i medici di base che in alcuni casi devono proporre questo test. Se ci sono delle febbri di natura ecco, come ci si accorge aver contratto la malattia sessualmente trasmessa? Quali sono i sintomi? Per quanto riguarda l'HIV, appunto, può passare assolutamente in maniera inosservata il fatto di aver contratto il virus. In alcuni casi ci possono essere delle febbri di natura sconosciuta che poi scompaiono dopo una settimana, un ingrossamento di una lymfoghiandola, un po' di mal di gola, un po' di faringite, sono sintomi molto specifici che non fanno pensare direttamente all'HIV. Quindi dovrebbe essere bravo il medico di base a iniziare.
dovrebbe raccogliere l'adeguata anamnesi del paziente, vedere se ha corso dei rischi, avendo per esempio dei rapporti sessuali non protetti, e proporre di fare delle indagini. Tra queste indagini ci dovrebbe essere anche il test per l'HIV. Importantissimo, insomma, purtroppo, ecco, il medico di base in questo caso è importante, una figura importantissima, certo, sì, proprio per superare questa reticenza ad avvicinarsi a questo tipo di analisi. Però tornando allo psichiatra, ecco, questi ragazzi, oltre che all'alcol, che si comincia quasi per gioco, come diceva lei, poi c'è un secondo step, le droghe leggere, per poi arrivare man mano, forse chi ci arriva, a quelle pesanti, ma c'è, per quanto riguarda le conseguenze, una differenza fra quelle leggere e quelle pesanti, o sono tutte deleterie? Più che iniziare per gioco, il nonno dice assaggio e fai buon sangue, no? Il nonno che dice il vino fa bene, come qualcun altro invece diceva bevi la birra perché devi allattare, cosa aberrante. I messaggi pubblicitari di un tempo dicevano bevi birra e cambi 100 anni, non è assolutamente vero, quindi sgombriamo il campo da tutta una serie di falsi miti. Lo stesso discorso vale per la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Personalmente io ritengo, sarò forse fondamentalista, non esiste per me non esiste una differenza. Il problema è perché pensare, dire ad un giovane questa è una droga leggera, la marijuana è una droga leggera, rispetto alla cocaina è una droga pesante, è come se autorizzasse il ragazzo ad assumere marijuana. Tenendo conto che se compro un po' di marijuana o compro un po' di cocaina, di fondo sono un finanziatore delle mafie. Quindi già questo dovrebbe un attimo fermarlo. Al di là del problema di salute, l'hashish, che lo spinello, che quello che comunemente lo vedi rollare a qualsiasi angolo di strada senza nessun problema, fumarlo come se fosse una sigaretta, che tra l'altro è un altro tipo di droga, che la nicotina è una sostanza che dà una grandissima dipendenza, e molti studi hanno visto che chi inizia a fumare precede spesso l'utilizzo di cocaina. Ritornando allo spinello, lo spinello è responsabile di alcuni disturbi mentali molto evidenti e molto devastanti, delle psicosi aspecifiche. La psicosi è una malattia che richiede spesso un ricovero o il trattamento con dei farmaci, dove tu la realtà è completamente distorta. Al di là dei sintomi immediati di risocializzazione, per cui mi fa stare allegro, sereno, rilassato, ci sono dei casi in cui invece si latentizza dei deliri di persecuzione, delle allucinazioni visive, e non necessariamente è l'LSD o gli allucinogeni. Parliamo dello spinello, quello comune, quello banale. Tra l'altro dico, io lì non so quanta sostanza c'è. Nell'estate scorsa era singolare, furono ricoverati da noi alcuni ragazzi dove al test tossicologico si evidenziava non solo il tetraidrocannabinolo, che è la sostanza, il principio attivo dello spinello, ma c'era anche del metadone. E non era un caso singolo. Il ragazzo all'anamnesi diceva di aver usato solo spinello, che lascia intendere che chi ha costruito quella droga probabilmente l'aveva imbibito di metadone. Quindi facciamo attenzione rispetto a questo, io non so quello che è, se è controllato o meno la sostanza. L'altro luogo comune che è diventato un cavallo di battaglia delle testate giornalistiche o dei salotti televisivi è l'uso terapeutico della marijuana. Facciamo attenzione, sono due sostanze completamente diverse. Derivano dalla stessa pianta ma hanno due principi attivi completamente diversi. Uno è il tetraidrocannabinolo, l'altro, quella terapeutica, il tetraidrocannabidiolo. Quindi io non mi fumo il secondo. E tra l'altro poi utilizzare la cannabis a scopi terapeutici, per chi ha problemi seri, di certo non brulla, quindi perde quella funzione di rito. Una cosa è rullare, chi ha la sclerosi probabilmente deve fare uso di sostanza, utilizzerà la cannabis ma come formulazione farmaceutica. Non hanno lo stesso effetto. Il tessuto, la canapa, no, deriva dalla stessa sostanza, di certo io non la fumo. Quindi a me non piace fare questa distinzione, perché porta dipendenza. Il problema della dipendenza è legato al dedicare l'intera giornata, l'intero spazio della mente ad quella cosa. Il telefonino, internet, no,
non hanno lo stesso impatto emotivo rispetto ad una pera o a una tirata di cocaina. Però proviamo un attimo a vedere la dipendenza dai social network, come pure la dipendenza dal gioco. Un gratta e vinci sembra banale, le vecchiette spesso lo incontri dal tabaccaio, no? Stanno lì dedicate o al gratta e vinci o al Certo, 10, anche quella è la dipendenza. all'otto istantaneo. Quella è dipendenza. Quindi il messaggio che noi spesso diamo, non spesso, che diamo in maniera forte e chiara è di essere uno consapevoli. Io devo sapere quello che sto facendo, primo. Due, quindi scegliere in maniera libera. Come ti sceglie di bere, deve scegliere di bere sapendo che può andare incontro al problema. Come lo stesso scegliere di fumare. Certo, ma anche il tabagismo e l'alcolismo mietono vittime altrettanto numerose, insomma, quindi purtroppo sono piaghe, nonostante gli impegni di tanti come voi, che non si riescono a sanare. Dottore Sardo, come ci si avvicina a fare un test, appunto, per vedere, perché molti in anonimato, dobbiamo dirlo, non Sì. sanno che si fa tutto in anonimato presso il vostro Sì, centro? il test è consigliabile, il test per l'HIV, parliamo Sì, la dell'HIV, HIV, sì, chiedo il scusa. test va fatto in ospedale, negli ambulatori di malattie infettive degli ospedali. Noi come azienda dei Colli e come Cotugno proponiamo questo test alla popolazione in maniera assolutamente gratuita e anonimato e In che consiste? Un prelievo consiste di in un sangue. prelievo di sangue che va ad usare gli anticorpi diretti contro il virus dell'AIDS. Basta fare il test non il giorno dopo aver avuto un rapporto a rischio, ma almeno dopo 30-40 giorni. Possiamo dare una certa attendibilità, una risposta definitiva all'utente. Quindi il messaggio è questo, di fare il test. Tutte le persone che hanno avuto rapporti sessuali non protetti devono fare il test. Non soltanto chi è andato dalle prostitute, chi ha avuto Anche una rapporti con una relazione che sta persona coniugando. sieropositiva, perché la persona sieropositiva è assolutamente asintomatica. E tra l'altro può essere sieropositivo e non saperlo, se non ha fatto il test per l'HIV. Quindi noi possiamo fare questo test, è gratuito, è in anonimato, le persone di 18 anni possono fare il test, i minori possono farlo accompagnati da un genitore. Bene. Allora, dottor De Falco, i progetti futuri di questa associazione Vola così attiva, così impegnata? Progetti futuri dell'associazione sono quelli di raggiungere l'obiettivo di passare questo messaggio di prevenzione, dove i giovani possono veramente essere consapevoli di una giornata di formazione, di usare le giuste precauzioni, di comprendere che le droghe moderne portano una serie di conseguenze, tra cui quella che diceva anche il dottore Scala, l'amnesia, che è questa droga che costa anche pochissimo, dove c'è eroina e metadone. Ci sono una serie di allarmi anche da parte di alcune testate giornalistiche, tra cui anche quelle del Mattino, che è quella di stare attenti perché in questa droga c'è eroina, metadone, acido della batteria. Quindi essere consapevoli di cosa uno si fuma, come diceva il dottore Scalallo, è fondamentale. Il nostro è un messaggio di prevenzione, perché è chiaro, non è che facciamo terrorismo, diciamo non fate questo, non fate Certo. quell'altro, ma portare la giusta consapevolezza di una droga, per esempio come questa moda di comprare la cocaina a 8 euro, è soltanto polvere d'intonaco, è brodalco, sono delle compresse schiacciate, quindi non è una droga. Però essere consapevoli che questo tipo di droga può portare nel tempo una lesione cerebrale, una perforazione del setto nasale o del palato, il nostro messaggio passa, insomma, efficientemente, ecco, diciamo così. I progetti futuri, speriamo di allargare questo progetto dell'associazione, di avere il comune accanto a noi, anche la regione Campania, di essere consapevoli. I giovani rappresentano il futuro. Se i giovani stanno bene in salute, stiamo bene anche noi. Certo. Rappresentano e sostengono chi precedentemente, insomma, ha passato messaggi di prevenzione. Avere dei giovani un domani che possono essere ammalati, anche violenti, significa aver fallito precedentemente rispetto a giovani. Questo è il mio modesto piccolo pensiero. Dottore Sardo, prima abbiamo parlato in maniera più approfondita dell'HIV, dei sintomi, ma vorrei che parlassimo anche un po' per dare informazione a chi ci segue da casa su quelli che possono essere i sintomi delle altre malattie sessualmente trasmesse. Sì, per quanto riguarda l'HIV, detto già prima, i sintomi sono quasi sempre inesistenti. Qualche volta c'è una sintomatologia molto blanda, una sindrome similmononucleosica, una faringite, un po' di febbricola che non fa pensare all'HIV. Quindi là bisogna andarci cauti e fare il test soltanto se una persona ha avuto dei rapporti sessuali non protetti. Poi ci sono almeno una trentina di malattie possibili, malattie di trasmissione sessuale, di cui alcune hanno una sintomatologia evidente, altre meno. Allora, la cosa importante è che tutte quelle persone, quelle ragazze soprattutto, che hanno dei sintomi
abbastanza specifici devono rivolgersi dal medico curante, che poi deve indirizzare la diagnosi. Questi sintomi quali possono essere? Delle secrezioni, per esempio, dei genitali, delle secrezioni purulente, possono essere segno di gonorrea, di infezione da clamidia, del prurito, dei dolori, la cosiddetta dispareunia, cioè dei dolori durante un rapporto sessuale. Tutte queste cose, un arrossamento. Quindi riguardo la sfera genitale. Riguardo la sfera genitale, degli arrossamenti particolari, il sifiloma della sifilide, per esempio, c'è un'ulcerazione a livello dei genitali esterni. Quindi tutte queste. Questa sifilide non è stata debellata. La sifilide, abbiamo avuto un ritorno di questa patologia. E tra l'altro, bisogna dire pure che le malattie a trasmissione sessuale aumentano il rischio di HIV, quindi la concentrazione del virus nel sangue aumenta se è presente un'altra malattia sessualmente trasmessa, perché aumenta la concentrazione di virus. Quindi bisogna curare anche le altre infezioni a trasmissione sessuale. Quindi bisogna allertarsi se ci sono questi sintomi che ho detto, bisogna andare dal medico curante. Il medico curante non deve avere il timore di prescrivere un test per l'HIV, così come deve fare un esame, un tampone uretrale, se ci sono delle secrezioni, deve far fare un tampone cervicale, deve inviare la paziente femmina dal ginecologo. Un'altra infezione per te molto importante, in aumento sempre, è la cosiddetta infezione da papillomavirus, no? L'HPV. Per fortuna oggi c'è il vaccino che facciamo alle ragazzine di 12 anni e che questo previene una patologia molto importante, che è il carcinoma del collo dell'utero, che è quasi completamente ascrivibile ad un'infezione da papillomavirus, almeno per il 95% dei casi. Quindi la cosa importante è sapere di avere, c'è la possibilità di fare questo vaccino nelle ragazzine di 12 anni, oggi probabilmente si aumenterà l'età fino ai 18 anni. Perché si fa nelle ragazzine di 12 anni? Perché questa infezione viene contratta abbastanza precocemente, si pensa che già l'80% delle ragazze di 25 anni abbiano questa infezione, quindi si fa il vaccino preventivo. Ma comunque poi il controllo ginecologico delle persone che hanno dei disturbi e che possono avere l'infezione può essere prontamente curato, anche in questo caso, quindi il ginecologo poi si prende cura della paziente e fa sì che questa patologia infiammatoria, che si presenta con delle verruchette, possa poi guarire completamente e non evolvere, se non trattata, fino a un carcinoma del collo uterino, perché alcuni genotipi di virus del papillomavirus possono avere questa potenzialità tumorale. Quindi la tempestività della diagnosi. Un'altra malattia molto importante è l'infezione da clamidia, che sono patologie che tra l'altro, se patologie batteriche che se trattate prontamente con la terapia antibiotica possono guarire completamente. Invece un'infezione da clamidia trascurata, così come un'infezione da gonorrea trascurata, anche queste identificabili con dei tamponi, con degli esami culturali o anche con degli esami dell'urina che va a dosare proprio il DNA della clamidia, anche queste possono essere identificate e trattate. Se invece non trattate e trascurate, possono dare luogo a dell'infiammazione anche delle tube uterine con problemi di sterilità nella donna. Quindi l'importanza della prevenzione, l'importanza dei vaccini, laddove esistono dei vaccini, come il caso del papillomavirus, e del trattamento precoce di queste infezioni. Bene, questo è il suo messaggio per quanto riguarda la prevenzione. Invece la psichiatra, dottor Scarallo, quanto è importante la prevenzione in un rapporto collaborativo fra media e scuola? Fondamentale, no? Due luoghi dove si cresce, due luoghi dove si apprendono, no? Informazioni ed esempi. Fondamentale è l'informazione corretta, non aver paura di trasmetterla, questa informazione, ai ragazzi. I ragazzi hanno, specialmente nella fascia adolescenziale, hanno la necessità di testare il loro limite, quindi fino a dove posso arrivare, e loro cercheranno sempre di andare oltre. Sicuramente l'atteggiamento non deve essere quello del freno, perché loro spingono, è quello di accompagnarli e non con la saccenza del io già so, dell'adulto. L'adulto deve ascoltare in questo senso, e deve ascoltare i messaggi che arrivano da loro e deve dare il buon esempio. Se una bottiglia di vino da 3/4 viene consumata completamente, sicuramente non è un buon esempio, perché è un bere, certo, non da beone, assolutamente, ma è un'abitudine consolidata. Invece bisogna sapere che un maschio adulto deve bere massimo 2 bicchieri al giorno, una donna adulta 1 bicchiere al giorno, per ridurre al minimo i rischi.
I rischi sono azzerati se non bevo. Benissimo. Quindi posso bere, posso decidere di bere, quindi mi assumo il rischio di un appiattimento, di una gastrite, mi assumo il rischio di un'eventuale cirrosi, mi assumo il rischio di una neuropatia alcolica, di un'associazione con il cancro della mammella. Me lo assumo se sono in perfetta salute, se sono in peso. Quindi comincio a bere se sono in peso e non sono sottopeso, se ho un'alimentazione bilanciata, se non sono incinta e se non allatto, se non devo guidare immediatamente dopo. Questi sono i sì che mi permettono poi di bere. Benissimo. E allora, la chiusura con lei, perché ha portato anche qualche contributo. Innanzitutto vi ringrazio di questa possibilità di... Vi muovete molto, siete stati presenti in tante altre situazioni, sia televisive che... Sì, vi ringrazio molto. E il messaggio che come associazione, come presidente dell'associazione, sono onorato di essere presidente, lancio è: la cultura rende liberi. La cultura rende liberi, bisogna fare bene l'amore, fare le giuste esperienze con le giuste precauzioni, tant'è vero che abbiamo anche un filmato che la regia passerà, ringrazio Gigi e Ross, Alessandro Boride e Pasquale Palma che hanno registrato un filmato rivolto a giovani grazie alla nostra associazione sull'uso insomma delle giuste precauzioni. Quindi chiusura migliore non potevamo avere, però ringrazio il dottor Scarallo, il dottore Sardo, grazie, il dottor De Falco per grazie, la loro compagnia. Faccio tanti tanti auguri per quello che fate e complimenti. E allora grazie a voi per l'attenzione e chiudiamo con questo contributo che la nostra regia manderà in onda. Ciao ragazzi, ciao. Allora, prima di tutto la parola d'ordine è brrr, che può sembrare. No, non è. Quindi è. Prima di tutto è precauzione. Precauzione. Oppure protezione. Oppure profilattica. Oppure prevenzione. Oppure preservativo. Quindi è rivolto ai giovani, non solo. Anche a lui, a tutti, anche lui vecchi. Siate sempre rispettosi senza P, rispettosi della vostra vita e della vita altrui. Esatto, quindi preserviamoci. Sì. Preserviamoci, ma soprattutto mettiamo le precauzioni. Diciamo, allora preservativo. Sono iniziali di per rispetto. Esatto. Ah, sì, è straordinario. Quindi pre tutti, tutti pre uno, uno per tutti. Tutti. Ma tutti usate il preservativo. Ciao, ciao.